che tutti quelle condividono, ma tu insisti finché non ti credono e non ti smentisci mai. Le parole di fatti che stridono, le promesse lo sai si mantengono, cambi molto ma in fondo sei solito, hai fatto la tua storia. Hai passato da pezzo ridicolo, quando parli lo sai tutti ridono, ci vorrebbe soltanto il tuo minimo di dignità che non hai. Sai saltare a piegare il mio ostacolo, vuoi aprire un nuovo capitolo, ma mi sembra che tu sia patetico, devi cambiare. Franco Ricciardi, questa sera l'autobus si ferma a Gricignano di Aversa. Finalmente ci siamo, abbiamo approdato, abbiamo ben fissato i pilastri del nostro autobus, eccoci qua. Una data da tanto attesa, c'è stato perché noi la dovevamo fare il 27 per motivi di sicurezza, perché c'è stata una tromba d'aria e niente, poi è stata rinviata primo settembre, eccoci qua, dopo le vacanze, eccoci qua a Gricignano di Aversa. Che tipo di album è Autobus? Ma è un album eterogeneo, un album che guarda tutto quello che è il titolo, Autobus. Autobus rappresenta aggregazione, rappresenta l'incontro, rappresenta il viaggio, e lo ritrovo tutto quanto in questo disco, perché poi è un disco, un CD e DVD, un DVD tratto da un concerto che ho fatto marzo scorso al Palapartenope di Napoli, dove ci sono stati tanti amici che mi sono venuti a trovare. E niente, perché non fare un DVD e CD? E niente, stiamo portando un po' questo che è questo nostro autobus che gira un po' ovunque. Di chiedere scusa, non può andare, sono cascina stracciata in rosa, la mano mia e la mano sinistra di Dio, a da sbagliare, ma capi chi si fa e chi so si fa. Nel 1995 Franco Ricciardi si esibisce al Palapartenope di Napoli davanti a 6.000 persone. Cosa è cambiato nell'animo dell'artista che fu e che attualmente è? Ma è cambiare niente, siamo cresciuti, ci sono nuove cose, abbiamo visto tante cose. Io sono un curioso, adoro il nuovo, adoro vedere e sperimentare nuovi suoni, nuovi generi, e niente, questo è cambiato, insomma, che il mondo va avanti e io lo seguo. Cosa c'è nella musica napoletana di questi tempi? Cioè, cosa è cambiato rispetto a quello che era e attualmente come si presenta a suo parere? Ma io credo che è cambiato, sì, è cambiato un po' di cose, sono cambiati i linguaggi, sono cambiati i modi, niente, nella musica napoletana ritrovo un bel po' di cose. Oggi abbiamo tanti esponenti, ci sta anche il mondo hip hop, è iniziato a farsi valere, e noi sono felicissimo perché sono stato un po' un precursore di questa cosa qua, ho cercato da anni, da cuore nero,
di introdurre questa cosa, perché il rap a me mi è sempre piaciuto da sempre, insomma, perché il rap è un po' il linguaggio della strada. Io racconto un po' la strada perché da lì vengo, dalle periferie. E niente, in questa Napoli finalmente c'è anche l'hip hop, ci sono tanti esponenti che oggi stanno andando bene anche a livello nazionale, insomma, ne sono felicissimo. A livello nazionale, Gue Pequeño, cioè, tu hai avuto un concerto, hai fatto un concerto proprio al Pala Partenope. E com'è stato vedere Gue Pequeño? Cioè, che tipo di artista è? Ma Gue è una grandissima persona, ma lo stesso Jack La Furia, Don Joe, Clementino, Luché, Ivan. Ce ne sono stati tanti, Capone, e no, sono dei ragazzi apertissimi. La cosa bella è che sono aperti, non hanno chiusure mentali, un po' come sono io sono aperto a 360 gradi, e ho ritrovato che anche loro sono così. Sono felicissimo di aver duettato, li ho avuti nel mio disco. Mi auguro che ce ne saranno ancora di duetti con loro. Niente, veramente belle persone tutti. Un ultimo messaggio agli amici. Un messaggio agli amici di Voce Nuova, insomma, sempre vicino alla musica, sosteniamo la musica. Niente, vogliamoci bene, perché da un po' a questa parte, che è l'unico argomento, l'unica cosa che non si vede tanto in giro, dire a una persona ti voglio bene è una cosa stupenda. Svegliarsi e dire alla prima persona ti voglio bene, questo è quello che raccomando un po' a tutti. Vogliamoci bene.